Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, colpa mia che non ho detto che la Zazzera ieri mi ha avvertito che è una visita medica questa mattina. Okay. 16 presenti, 8 assenti, di cui uno giustificato. E abbiamo il numero legale, possiamo quindi aprire la seduta di oggi. E apriamo col primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione per espressione parere su proposta numero 7, a firma dei consiglieri Stefano, Iorio e Ferrara, modifiche della deliberazione 18 agosto 1934, regolamento generale edilizio del Comune di Roma, introduzione dell'articolo 37 bis, protocollo numero RC 24818 del 2016. Iniziamo la discussione. Ci sono interventi di presentazione? Consigliere Principato. Presidente, colleghi consiglieri, oggi il Consiglio è chiamato a deliberare l'espressione di parere sulla proposta relativa al regolamento generale edilizio del Comune di Roma, sicché modifica della deliberazione 18 agosto 34 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo che si chiede di introdurre reca il titolo Spazi destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette ed è composto dai seguenti commi. Comma 1. In tutti i cortili degli edifici esistenti è consentito il parcheggio delle biciclette. Comma 2. In caso di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia di interi edifici, devono essere ricavati in misura non inferiore al 2% della superficie utile lorda, oggetto dell'intervento, appositi spazi resi opportunamente accessibili, ubicati nei cortili o in altri spazi di uso comune dell'edificio, destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, gli spazi destinati al parcheggio delle biciclette sono a servizio esclusivo di chi abita o lavora negli edifici collegati al cortile e alle parti di uso comune. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i condomini dovranno individuare appositi spazi idonei, sicuri e facilmente accessibili, da destinare al suddetto uso, anche mediante l'installazione di rastrelliere eventualmente dotate di copertura. In caso di inosservanza alla presente norma, è prevista, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Questa proposta ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica con le seguenti osservazioni. Si rende necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis, l'adeguamento delle norme tecniche di attuazione parte del piano regolatore generale vigente.
Inoltre si aggiunge, in attesa della modifica delle stesse norme tecniche di attuazione, l'opportunità da parte dei condomini virtuosi, che predisporranno specifiche aree idonee al parcheggio delle biciclette, la possibilità di ottenere, nei casi di richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di manutenzione straordinaria, una riduzione dei costi. Con l'espressione del parere favorevole e le osservazioni allegate, il municipio intende dare impulso positivo nell'intraprendere un percorso virtuoso di avvicinamento alla mobilità alternativa. Lo spirito della proposta mira ad agevolare coloro che vogliono utilizzare la bicicletta non solo come mezzo da diporto per il tempo libero, ma un vero e proprio mezzo di trasporto, integrabile con il servizio pubblico, ecologico e in grado di creare benessere psicofisico. Perseguendo i temi del Movimento 5 Stelle, abbiamo lavorato proficuamente in Commissione, arrivando a fornire un contributo che ci auguriamo possa essere considerato nella stesura definitiva. Sono certo che questo Consiglio dimostrerà la giusta sensibilità su un tema caro a tutti, che ha lo scopo di agevolare la mobilità locale sostenibile. Grazie Presidente. Prima di continuare con la discussione, vorrei scegliere gli scrutatori di oggi. E direi Gunnella, consigliere Gunnella, consigliere Giannone e consigliere Carlone. Prego. Proseguiamo quindi con la discussione. Ci sono interventi? Il consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Presidente della Commissione che ha portato questa delibera all'attenzione di tutti noi consiglieri, che abbiamo cercato di lavorare al meglio, cercando di dare spunti importanti, però, come dire, leggendo il parere del direttore, che è un parere sostanziale rispetto all'atto che arriva dal Campidoglio, noto che avete inserito anche in delibera il parere espresso, cioè per far sì che i vecchi palazzi e i nuovi, soprattutto da realizzare, bisogna mutare il piano regolatore, quindi cambiare le norme tecniche allegate al piano, al PRG. Non è una cosa semplice, perché cambiare le norme tecniche del piano regolatore vuol dire un cammino lungo. Proprio per questo, visto il tema e la sensibilità che noi comunque rispetto alla mobilità sostenibile abbiamo sempre sostenuto, abbiamo cercato di dare un indirizzo che era quello di dire, in alternativa alla e in attesa che si possa fare una variante al piano regolatore, si può pensare a dire regolare i condomini virtuosi che danno la possibilità di inserire una, due, tre rastrelliere, perché il 2% della superficie utile, me lo facevano notare in questi giorni, è una botta, è molto. Quindi non tutti i condomini possono avere l'opportunità, il pregio di avere le rastrelliere, perché non hanno neppure la disponibilità della superficie utile libera. E quindi diventa veramente, come dico, così come combinata dal dispositivo che arriva dal Campidoglio, mi sembra che giustamente il direttore ha dato parere negativo, perché sennò si creano delle situazioni un po' incresciose. Invece, lasciando, come dire, una libertà sostanziale agli amministratori del condominio, i condomini virtuosi che mettono le rastrelliere, ne mettono tre, diventano 10 metri quadri nei lavori di manutenzione straordinaria che si possono fare negli anni, possono avere uno sconto rispetto alla tassa salata sull'occupazione di suolo pubblico che pagano. E quindi è un modo di incentivare senza toccare il PRG, senza chiedere con strumenti non idonei questa semplicissima richiesta di inserire delle rastrelliere nei nostri cortili. Proprio per questo ho trovato la discussione molto
interessante in commissione, quindi noi non ci sottraiamo dall'impegno di arrivare a una soluzione dove nei condomini, dove è possibile, si possono mettere le rastrelliere, ma come già dicevo, a Fontanella Borghese, nei palazzi vincolati, dove ci sono le pezzi di storia, non me la lascia mai mettere la bicicletta, per cui non facciamo battaglie inutili mettendo delle sanzioni che non potranno mai essere applicate. Le sanzioni esistono già rispetto agli standard urbanistici, che sono quelli che ha letto il consigliere, che mi ha, il presidente, in commissione. Esistono già delle sanzioni, ma non possono essere trasferite per qualcosa che è stato già fatto prima e loro hanno, come dire, rispettato le norme. Quando è stato realizzato l'edificio, ne dico qualcuno, sull'Appia, hanno rispettato le norme tecniche, per cui 22 metri quadrati ad abitante di parcheggio l'hanno rispettato. Questo è un concetto che va, vuole andare indietro e vuole sanzionare qualcosa che non può essere mai sanzionato. Ecco perché è stato così rigido il direttore dell'UOT, diciamo il direttore tecnico che ha formulato il parere tecnico. Proprio per questo motivo noi sicuramente rispetto all'atto ci asteniamo, nell'attesa che possa essere rinoltrato con un regolamento più semplice, più chiaro e più veloce per attuare e inserire più rastrelliere possibile in tutti i nostri palazzi che hanno la possibilità, perché il territorio nostro ha dei palazzi con dei cortili molto grandi, non sono vincolati, per cui diventa facilissimo, ma è un regolamento che bisogna fare e una direttiva che non deve partire assolutamente dagli strumenti urbanistici. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, veramente solo due parole, perché io non faccio parte della Commissione Urbanistica, ma in questo caso mi sono trovata a partecipare e quindi volevo anche dare il contributo, perché la discussione in Commissione è stata molto proficua. E riprendendo anche quello che ha detto il mio collega Ciancio, volevo fare due osservazioni, perché insomma, proprio perché la discussione quel giorno ha stimolato insomma una riflessione anche successiva, anche se forse insomma siamo fuori tempo massimo, ma penso che la discussione in Consiglio non serva semplicemente a ratificare delle decisioni prese o meno in Commissione, ma serva anche, diciamo, a portare un ulteriore contributo alla discussione. E allora, rispetto a, diciamo, questa modifica dell'articolo 37, io volevo innanzitutto sollecitare un paio di cose che so che in qualche modo abbiamo già discusso, ma penso che forse possiamo essere e possiamo sollecitare il Campidoglio ad essere ancora più coraggiosi su questo, perché il Partito Democratico condivide assolutamente diciamo, la questione della mobilità sostenibile, della presenza delle rastrelliere nei nostri condomini, ma in questa proposta si parla per lo più di nuove costruzioni. E allora noi conosciamo bene la nostra città, conosciamo altrettanto bene le dichiarazioni che condividiamo dell'assessore Berdini quando parla, diciamo, di evitare nuovo consumo di suolo nella nostra città, e quindi ci saremmo aspettati che una proposta del genere, così innovativa e moderna, si riferisse anche agli edifici esistenti e non solo alle nuove costruzioni, per cui prevedesse, diciamo, un'obbligatorietà di parcheggi per le biciclette di pertinenza, non necessariamente magari all'interno dei cortili, perché come diceva il consigliere Ciancio, e questo è un esempio che ho fatto io per prima, ad esempio nel mio palazzo non abbiamo lo spazio perché non abbiamo un cortile, però si potrebbe prevedere nelle zone, diciamo, limitrofe, anche sul suolo pubblico, la presenza di parcheggi di biciclette. Invece in questo caso forse non abbiamo avuto abbastanza coraggio. E la seconda cosa, rispetto anche a quello che ricordava il consigliere Principato, il comma 3 parla di spazi destinati al parcheggio delle biciclette a servizio esclusivo di chi abita o lavora negli edifici collegati al cortile e alle parti di uso comune. Allora, se il consigliere Cunnella vuole venire a prendere un caffè a casa mia, dove la mette la sua bicicletta?
Lui la piega. Allora, perché solamente chi abita o chi lavora negli edifici e chi ci viene a trovare e chi è di passaggio? Ecco, forse su questo anche avremmo potuto avere un po' più di coraggio nel prevedere delle aree magari interposte tra i fabbricati in cui poter, diciamo, ospitare anche le biciclette di chi è di passaggio. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lazzari. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Il mio intervento è molto personalizzato, individualizzato, perché voi sapete, già mi vedete tutti i giorni andare in giro in bicicletta, perché l'ho adottata come mezzo di trasporto quotidiano, non è un mezzo di trasporto estemporaneo o sportivo. E pur condividendo alcune perplessità dei colleghi dell'opposizione che precedentemente mi hanno preceduto, e avendo chiaramente una visione più ampia di quello che concerne la questione della mobilità leggera, mobilità sostenibile all'interno delle città, ci sono città che addirittura dedicano intere strade o delle corsie preferenziali per le biciclette addirittura sulle autostrade. Pensate che innovazione, che visione moderna che hanno della mobilità sostenibile. Però noi dobbiamo avere il coraggio di mettere mano a questa cosa, perché la mobilità a Roma è veramente ormai insostenibile. Quindi, in base alle direttive europee volta a trasformare la mobilità urbana nella maggioranza dei casi impegnativa, sia dal punto di vista ambientale sia per l'aspetto funzionale della mobilità dei cittadini in modalità leggera, intendendo con ciò mobilità leggera, intendendo con ciò di puntare sulla mobilità che non impegna mezzi con combustione interna, quindi inquinanti per l'uso individuale, ma soltanto per alcuni casi dell'uso collettivo, e quindi andando a incentivare invece la modalità di mobilità leggera con l'uso di macchine elettriche, moto elettriche, ci sono moto elettriche e macchine elettriche che possono durare, hanno un'autonomia molto lunga, e soprattutto per quanto riguarda le biciclette, per incentivare questo ambito, chi ha proposto questa delibera si è posto vari quesiti per poterlo risolvere con questa delibera. Un quesito era di stilare un progetto urbanistico per attuare dei percorsi preferenziali ad uso esclusivo delle biciclette o in concomitanza, come in altre capitali europee, con le corsie preferenziali degli autobus, e l'individuazione di stalli sicuri per le biciclette usate dai cittadini per recarsi al lavoro. Il primo intervento, l'impegno non è da considerare oltremodo oneroso, perché è soltanto da riattuare una nuova segnaletica orizzontale, quindi non c'è un grande impegno di spesa. Per il secondo intervento, quello di porre degli stalli sicuri, cioè delle posizioni sicure per chi usa la bicicletta e ci si reca al lavoro, questa proposta ha proprio cercato di togliere un peso oneroso all'amministrazione, impegnando le istituzioni che ricevono queste persone che vanno in bicicletta, quindi i condomini e le società che hanno dei palazzi o degli uffici nel centro abitato. Quindi la nostra proposta, o la proposta dei nostri consiglieri municipali, è intesa proprio in questo senso, di apporre una innovazione tecnologica e ambientale nella mobilità leggera senza gravare troppo sull'amministrazione pubblica. Grazie. Consigliere Gonnella. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io volevo andare un po' nel dettaglio di quello, insomma, che ho sentito nei commenti delle dichiarazioni precedenti. Insomma, è un po' difficile pensare che questo atto possa andare indietro,
questo è un atto che va assolutamente avanti, non va indietro dal punto di vista urbanistico, nel senso che è evidente che chi ha acquistato le case un po' di tempo fa lo ha fatto nella regolarità, si presume, per cui nell'accettazione, nella firma di tutto quello che andava fatto. Non ci sono previsioni di smantellamenti, nel senso che chi ha, diciamo, una situazione abitativa come tutti conosciamo, anche noi, diciamo, in vita privata, quindi di immobili che non prevedono spazi, alcuni dei quali non li prevedono proprio assolutamente, cioè non ci sono, allora in quei casi non si andrà ad abbattere quegli immobili o quei palazzi per ricostruirli con spazi adeguati, questo mi sembra evidente. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, dello smantellamento immobiliare, non si andrà avanti, non si andrà indietro, si andrà invece assolutamente avanti con quelle che sono le nuove costruzioni, che dovranno essere vincolate, e si andrà avanti con quelle che sono le costruzioni già presenti, che danno la possibilità di un ricovero delle biciclette, sulla cui importanza io adesso non mi dilungo, perché ne avete parlato voi, insomma, gli interventi precedenti, anche in commissione si è incontrato alla fine un parere di tendenze e di opinione assolutamente favorevole sulla mobilità alternativa e sull'importanza che le biciclette hanno con questa idea di mobilità rinnovata. Il discorso dei parcheggi pubblici, è assolutamente previsto da questa amministrazione. Noi l'abbiamo in settimo, ma in tutta Roma, quindi come tendenza di Campidoglio, quella dello stimolo pratico, effettivo, della ciclabilità romana, e la ciclabilità romana si sostanzierà non soltanto delle piste ciclabili leggere o pesanti, vedremo in base alle condizioni delle vie, ma prevederà assolutamente anche dei parcheggi, quindi le famose rastrelliere, che saranno così l'opportunità che dicevamo prima e di cui avremo bisogno per spostarci e lasciare la bicicletta, anche per entrare non soltanto nei posti pubblici, non solo nei negozi, nelle vie, ma anche in quelle abitazioni che appunto non possono prevedere al loro interno, e quindi sono, rispetto a questa novità, gravate da una situazione sostanziale, quindi evidente. Un'ultima cosa sulle sanzioni. Le sanzioni ce ne sono già previste, è evidente. L'idea di specificare ed esprimere delle sanzioni specifiche in questo atto rispetto a chi, soggetto al nuovo eventuale nuovo regolamento, non provvederà con adeguamenti di condominio, è una scelta ben precisa, e che non può essere bypassata rispetto alla struttura dei regolamenti già presenti allo stato vigente dalle normative. Sono delle sanzioni specifiche, sono delle sanzioni che vengono espresse su una novità dei condomini, una novità specifica. L'aspetto sanzionatorio è fondamentale, in realtà lo dicevamo anche in commissione. Noi siamo abituati da tanti anni ad uno schema, ad una struttura di spostamento che è quella, ed essere abituati a questa struttura che noi oggi ci permettiamo di considerare un po' vetusta, oltre che un po' assassina rispetto agli effetti climatici che produce, pensiamo che abbandonare queste abitudini non sia facile, ed è normale, perché sono abitudini, non c'è a volte la volontà di inquinare, non c'è la volontà di prendere posizione su vecchi schemi. Siamo abituati da decenni a gestire dal punto di vista della mobilità le nostre giornate in quel modo, per cui il cambio di mentalità e di cultura deve seguire due strade, che sono quelle della curiosità culturale, e quello lo si fa con l'esempio delle persone, lo si fa a scuola, lo si fa nei ritrovi pubblici, soprattutto di accrescimento, ma non soltanto dei bambini o dei più giovani, perché anche l'adulto al giorno d'oggi ha le capacità di sviluppare una curiosità che poi lo porta a sperimentare. Già succede che ci sono persone che sperimentano forme nuove di mobilità, non l'hanno mai fatto, la famosa bicicletta che arrugginisce
in cantina, la prendono, danno una sistematina, spendono qualche soldino, la prendono e dicono però, tutto sommato, forse mi sono perso un pezzo in questi anni. Quindi c'è un aspetto culturale che è dato dall'esempio, che è dato dalla curiosità delle persone e per quanto riguarda i più piccoli è dato dagli spazi di cultura, quindi dalle scuole in primis. Ma c'è un aspetto sanzionatorio. Dove c'è reticenza, dove c'è fermezza rispetto alle vecchie posizioni, deve intervenire l'aspetto sanzionatorio, signori, ma in ogni cosa, non soltanto sul ricovero delle biciclette nei condomini. Chi scientemente non si adegua a delle nuove normative, qualsiasi esse siano, nello specifico, per quanto riguarda una novità come questa, deve andare a subire l'aspetto sanzionatorio. L'aspetto sanzionatorio è parte dell'aspetto culturale di una norma. Se produciamo delle norme che non prevedono sanzioni, o prevedono sanzioni molto blande, quasi figurative, o le prevedono e non le applichiamo, chi produce quelle norme sta palesemente affermando che quella norma proposta e approvata non è importante. L'aspetto sanzionatorio quindi è necessario che sia anche specifico rispetto alle norme esistenti. Per cui è stata una inserzione assolutamente considerabile e da considerare, che fa parte di questo atto l'aspetto sanzionatorio. Adesso non discutiamo se sono poche, se sono troppe. Ciascuno ha le proprie idee, è ovvio che non possono essere blande, non possono essere sanzioni folli, però c'è un giusto, c'è un adeguato e la sanzione è commisurata e deve essere commisurata all'importanza che noi diamo a quel provvedimento. C'è un massimo di 500 euro, 500 euro spesso è la metà di uno stipendio, a volte anche più della metà di uno stipendio, è vero, è molto. Quindi un margine in eccesso abbastanza alto. Con queste sanzioni si vuole dare un segnale, o si va avanti o in queste città come Roma si muore. Ecco perché ci sono sanzioni, ecco perché ci sono quelle sanzioni in quell'atto ed ecco perché hanno un range che può apparire dal punto di vista delle nostre dasche un po' folle. A mio avviso assolutamente adeguato. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, ok, consigliere Toti. No, io penso che anche noi dobbiamo fare una profonda riflessione rispetto alla mobilità cittadina. Siamo veramente in una situazione di inquinamento molto sostenuta, se noi pensiamo poi che uno dei picchi più alti dell'inquinamento cittadino ce l'abbiamo a Piazza di Cinecittà, perciò dobbiamo tenere anche noi, specialmente che stiamo e viviamo in un'area fortemente inquinata come quella dell'area di Cinecittà, che è centrale rispetto al territorio municipale, ecco, dico, una riflessione forte la dobbiamo fare, e in questo non possiamo non identificare in una trasformazione della mobilità cittadina, che deve andare in una mobilità più leggera, come hanno sostenuto più consiglieri oggi nel dibattito, e perciò questo significa, come per le più grandi capitali europee, il rafforzamento della mobilità attraverso le biciclette. Una mobilità che può essere anche e deve essere con un rafforzamento della presenza di rastrelliere nella città di Roma, non solo nei parcheggi poi condominiali previsti con la modifica dell'articolo 37. Voglio ricordare che le piste ciclabili purtroppo nella città di Roma sono spesso in uno stato di abbandono, perciò anche rispetto a questo vanno trovate le risorse necessarie anche attraverso il bilancio che adesso a livello comunale andiamo ad approvare. Anche, ecco, io penso anche alle persone più in difficoltà, hanno la possibilità attraverso la pedalata assistita di trovare anche attraverso le biciclette un uso possibile, ecco, della mobilità di questo tipo.
Certo, il discorso che faceva la consigliera Biondi, io me lo ricordo già nel passato, che era stata fatta rispetto alle strisce blu, quando si diceva sì, le strisce blu sono riservate ai residenti, però se vengono gli amici come facciamo? Chiaro, questo è un problema che però già abbiamo avuto rispetto a questo, e chiaramente poi andremo a regolamentare meglio tutta la materia, e perciò io penso che troveremo pure le strade giuste per risolvere tutti i problemi. Però ecco, questo, il tema di oggi è un tema importantissimo, fondamentale proprio per il futuro della città di Roma. Ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente. No, io solo per chiarire due cose. Allora, intanto nel documento non si parla solo di nuova costruzione, ma anche di ristrutturazione dell'esistente, quindi è previsto anche in quel caso. Per quanto riguarda la preoccupazione relativa all'assenza di spazi in alcuni condomini, nel considerato c'è scritto che l'amministrazione capitolina sta predisponendo una mappatura del territorio di Roma Capitale al fine di individuare le aree pubbliche da dedicare alla sosta e al ricovero delle biciclette. Quindi siamo consapevoli del fatto che laddove non sia possibile, insomma, va cercata assolutamente un'alternativa per venire incontro a quei condomini che non hanno proprio tecnicamente la possibilità di ospitare all'interno un'area riservata alle biciclette. Quindi diciamo che anche in questo il documento mi sembra abbastanza completo e sta andando secondo me nella direzione giusta. Grazie. Ci sono? Certo, consigliere Carlone. Buongiorno. Stamattina mancano i miei oratori, per cui sono obbligato a dire pure qualcosa io. Io mi vorrei anche rifare a qualche altro. Noi già abbiamo dei regolamenti, il regolamento di polizia urbana che prevede ad esempio quando c'è la completa oscurità, il nuvoloso, si devono tenere accese le luci delle scale, quindi molti questo non lo sanno perché nemmeno si pongono il problema. Anche perché è la sicurezza dei condomini, quindi è obbligato avere le luci accese. Adesso mi sembra con questo atto, io non ho niente contro le biciclette, anche non sono un biciclettario perché non sono da manco in motocicletta, per cui ci hanno provato nei carabinieri a farmi fare il corso nella motocicletta, praticamente non ci sono mai riuscito ad andare sulle due ruote. Forse dovrò cominciare ad imparare a fare questo. Però vedo una forzatura con questo atto ad obbligare determinati condomini, che tra l'altro noi abbiamo dei condomini che spazi per porre queste rastrelliere non ci sono, non penso che nemmeno sono reperibili questi spazi. Però mi è venuto subito all'occhio il regolamento, che poi dice il consigliere che parlava di infrazioni, praticamente parla da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Si stabilisce per regolamento un minimo e un massimo, però non è mai il massimo che si applica, ma si applica un terzo del massimo. Tanto per chiarire questo fatto qua, però non vedo, meno male che è arrivato il mio vicepresidente, sono stato costretto a prendere la parola, per cui io già nel leggere questa modifica al regolamento mi torna un po' difficile andare a dire ai condomini che insistono in questo municipio, peraltro dove gli spazi sono proprio non mancano, cioè gli spazi non ci sono per poter porre queste rastrelliere. Però poi leggo ancora un'altra cosa e dice: in entrambi i casi, e quindi prevede nel punto 1 e 2, gli spazi destinati al parcheggio del biciclette sono a servizio esclusivo di chi abita o lavora, però non precisa ad esempio la spesa da sostenere per le rastrelliere a carico di chi va.
E questo è un dato di fatto che i condomini o i condomini già si trovano in una grossa difficoltà a dover affrontare, anche se la spesa sarà molto irrisoria, però si trovano in molta difficoltà a dire, dice, ma come il comune può obbligare ad esempio al reperimento degli spazi per porre delle rastrelliere, io che con grandi sacrifici ho comprato casa, debbo poi dare degli spazi ad altri, quando poi nemmeno ci sono, tra l'altro. Si potrebbero reperire esternamente, però le rastrelliere vengono fornite dal comune ma non dal condominio. Questo io ritengo che è un grosso problema, esporre poi ai condomini il fatto di dire guardate qui c'è una spesa di 200 euro da sostenere per le rastrelliere per le biciclette. Queste rastrelliere ce le danno addosso, ce le danno, a parte che non ce le fanno trovare manco il giorno dopo perché se le pigliano. Quindi non vedo, io ecco mi sono confrontato anche con altri, anche se loro dicono ci asteniamo, io dico voto proprio contrario a una cosa del genere, ma non perché sono contro le biciclette o contro l'inquinamento, per carità, ma proprio per il modo come si deve imporre poi al condominio di fare determinate strutture quando poi non ci sono nemmeno gli spazi. Questa è la mia perplessità, ecco, l'ho voluta esternare a voi tutti per questa cosa, quindi non lo so, io voterò contro sicuramente. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi passerei, c'è un intervento, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Vado un po' contro i miei colleghi perché voleva, oppure oggi mi hanno detto ma non intervenire, infatti non dovevo intervenire poi. Ovviamente senti una e senti l'altra e qualcosa esce fuori. Ovviamente ci avrei da rispondere un po' a tutti, però capisco che ci sono i consiglieri che non vanno in bici e suggerisco che ci sono anche i tricicli, quelli con il pacco dietro, che sono anche comodi per fare la spesa. Detto questo, noto sempre con dispiacere, e credevo invece che dall'ultima volta, pensavo che veramente si andava sempre verso la stessa direzione, invece ogni tanto si sentono rumore di stridolio di gatto che va su lo specchio, forse per attaccare continuamente. E poi dico, ma chi si coalizza con i Verdi, in teoria io mi aspetto che sia un ecologista per definizione e quindi sicuramente che venga a favore di determinate situazioni e strutture. Ci si preoccupa del costo di due rastrelliere. Vedo che non si studia, si continua a non studiare perché ci sono determinate cose, ci sono scritte, eppure, come ha spiegato anche il consigliere Gunnella, capisco che poi vabbè c'è chi non è di commissione, va bene, e diciamo anche loro la nostra, e va bene. L'unica cosa che non capisco è che io personalmente sono un pigro di natura e purtroppo la bicicletta non la prendo perché ogni volta devo scendere, salire e non sono uno di quelli che principalmente diligente sotto questo profilo. Per me sarebbe una cosa innovativa dare uno spazio che sia anche un mezzo alternativo visto come siamo combinati a Roma. E invece, benché ci sia sempre questa visione di sì ci piace ma cerchiamo di fare una cosa buona ogni tanto, dal momento che è previsto, come ha detto il consigliere, come ha detto l'altro consigliere, ci sono le possibilità, qualora è previsto, di metterlo sulle aree pubbliche, non è un problema.
cerchiamo di dare sempre, come abbiamo detto l'altra volta, lavoriamo sui temi, non lavoriamo sulle linee politiche e basta, solamente per partito preso, non lo facciamo. Vi ringrazio. Se non ci sono altri interventi, c'è un intervento, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, mi scuso del ritardo, ma diciamo per aver sentito questi interventi mi premeva spiegare un attimino, perché in commissione insomma Fratelli d'Italia si era astenuta in quanto riteneva il concetto molto diciamo dirigente dal punto di vista insomma della prospettiva, quindi di poter creare eccetera, tutto questo, però anche in commissione si è verificata la necessità poi di un intervento successivo comunale, quindi che possa prevedere la modifica delle norme tecniche al piano regolatore, perché quando si parla poi di standard urbanistici che contengono quota parte di metri quadri per ogni abitante di parcheggi, verde, strutture e servizi, è normale che poi non è una cosa che non dipende più da noi, diciamo dal nostro municipio, ma è demandata all'Assemblea Capitolina e quindi al piano regolatore. Per questo, al di là della bontà insomma della proposta, dissi proprio testuali parole: mi sembra un pochino che partiamo un po' come si dice legati da questo punto di vista, diciamo di struttura di delibera, che non ci agevola eventualmente come municipio nel valutare più tranquillamente una proposta che se l'avessimo fatta noi l'avremmo impostata in maniera un pochino più tranquilla, nel senso a gradi, prevedendo che viene dall'amministrazione centrale, è normale che la veda un po' ingessata. Che significa? Significa che al di là della possibilità di prevedere ovviamente degli spazi adeguati e relativi e quindi all'uso delle biciclette, all'installazione di rastrelliere eccetera eccetera, con l'obbligatorietà diventa un pochettino vincolante, ma senza diciamo come si dice espressione opinione partitica, questa non c'entra niente, cioè il partito sta roba neanche la vede insomma, no? Noi la ragioniamo a livello locale, ragioniamo con il buon senso. Io penso che bisogna ragionare un po' con il buon senso del buon padre di famiglia, cioè capire questa cosa è possibile farla probabilmente nel 70% delle strutture, dico una cifra, una percentuale a caso, e poi difficoltosa in altre. Allora, dove è possibile farlo? Secondo me era un invito a poterlo fare, no? E a poterci insomma ragionare con chi aveva la possibilità. Dove non è possibile farlo, era lì che dovevamo entrare un po' nel merito e cercare di capire come si poteva ovviare, perché se io ho l'obbligo dentro la mia struttura condominiale e non ho degli spazi, chi lo dice? Ma questo l'avrete già pensato anche voi, non è che insomma cioè, ci vuole una scienza, viene naturale pensarlo, cioè, chi è che è preposto a dire tu non la puoi mettere? Un tecnico, una valutazione di una perizia, bene, qualcuno che ti tolga l'amministrazione dall'impasse, ok? E questo comunque ha un costo, cioè non è che te la fanno gratuita, perché? Perché per dire che qui tu non lo puoi mettere, non hai dello spazio previsto, deve essere fatta una valutazione in termini di metri quadri, di sul, di costruito, di quello che è stata la convenzione, di quello che è stato adibito a servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro nello specifico perché annoierebbe. Per cui, e allora dice ok, l'amministratore dice io sono a posto, perché poi sembra che non lo voglio io far mettere queste cose, insomma. Però c'è un costo. Allora, per dare una notizia positiva, cioè per arrivare a dare un segnale, no, a stuzzicare
come si dice, i condomini, diciamo così, nel momento in cui fossero vivi, perché il condominio secondo me è tutto meno che vivo, no? Abitandoci in un condominio mi sembra un po' che... però diciamo, vogliamo essere, no? Andiamo a stuzzicarlo, dice ok, mi dai un supporto, però basta che non mi crei problemi, ok? Perché se io devo avere anche i problemi, chi racconta ai condomini? Che già insomma è problematico, condivide tutto quello che succede nel condominio. Poi ci sono strutture che non hanno spazi interni e quindi viene fatto all'esterno, ma lì dovrebbe essere l'amministrazione, cioè sugli spazi pubblici dovrebbe essere l'amministrazione, come esistono il bike sharing, come esistono altre situazioni, di poter prevedere, no, delle installazioni per le biciclette. Quindi una volta noi a Statuario volevamo spostare, no? Si parlava di spostare il mercato su un'altra zona dove erano parcheggi, non si può fare perché quella è la zona a parcheggi, cioè i parcheggi, come si dice, realizzati a scomputo sempre del famoso albergo, che comunque era un'area più idonea, perché dove c'è il mercato adesso lì su Via Polia è inidoneo, si spostava lì in un'area più idonea, più circoscritta, più carina, ma sono a parcheggi, quindi va fatta una variazione al piano, cioè va cambiato il meccanismo, quindi non, è una cosa che non è semplice. Per l'amor di Dio, io mi vorrei, come si dice, mi vorrei sdoppiare, no? Proprio per non alimentare situazioni politiche. Vorrei votare sì per l'idea, vorrei, però non riesco a votare sì per la condizione. Mi lascia un po' e mi sostituisco a quelli che poi dovrebbero, capito, mettersi nella condizione, non si riescono a far rispettare i parcheggi interni di un condominio. Io abito in un condominio dove ci sono i posti auto, ognuno fa come gli pare, li mette sul marciapiede, sul campo da tennis, eccetera. Pensa se si riesce a far rispettare, cioè diventa una cosa un po' complicata. Lo strumento, chiudo, grazie Presidente, lo strumento sarebbe quello appunto che di step a step, cioè quello di cominciare a sensibilizzare e poi cercare di farlo fare già a chi ha la possibilità, e poi qualcuno si crea il problema e dice ma quel condominio ce l'ha e io non ce l'ho, no? Oppure quello ha dedicato uno spazio e io non l'ho messo. Forse era un po' un effetto domino che poteva essere interessante. Lo schema di vincolo probabilmente ci lascia un po', ma questo l'ho detto anche in commissione, ci lascia un po' così perplessi. Ripeto, avremmo voluto votare sì, se ne fate un'altra solo per l'idea, noi ve la appoggiamo, per l'azione siamo ancora un po' perplessi, perché comunque non dipende da noi ma dipende dall'amministrazione, che comunque deve cambiare norme tecniche, e non è una cosa, vi posso garantire, semplicissima da fare. Grazie. Ci sono interventi? No? Passerei quindi alle espressioni, alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido? Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore, anche perché dalla bella discussione che è emersa in commissione si è appurato che nonostante la centralità del tema, vi erano delle indubbie mancanze all'interno di questa delibera, che è stata poi aggiornata, diciamo, essenzialmente con un'osservazione descritta all'interno del parere, che ci sembra calzante, anche perché fatta in stretto rapporto con l'opposizione. In questo caso la Commissione ha ben lavorato e ha indicato, a mio avviso, esattamente all'interno delle osservazioni ciò che andava detto. Quindi speriamo che approvando questo atto vada al Comune con le osservazioni che verranno prese, credo, in considerazione per un inizio di lavoro in questo senso. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore. Grazie. Consigliere Giuliano. Allora, approfitto, Presidente, per dire appunto di augurare a questa delibera il miglior risultato possibile. Oggi a noi ci trova perplessi per le cose che ho detto prima, quindi non è niente di ovviamente partitico, no, politico, ma forse è un po' il buon senso di quello che uno potrebbe prevedere. Io rispetto, come si dice, la positività, quindi auguro a questa delibera il percorso giusto che possa avere in Campidoglio nel miglior breve tempo possibile e nella migliore soluzione possibile. In questo momento
a noi ci lascia perplessi, ma non perché non vogliamo che questa cosa vada avanti, però con quello che abbiamo oggi in mano ci rimane più difficile dare questo assenso, e quindi Fratelli d'Italia è contrario. Altre dichiarazioni di voto, consigliere sì, Toti? Rispetto a quello che ho detto, ecco, abbiamo partecipato anche noi alle osservazioni, io già mi sono espresso anche in commissione col voto d'astensione, sono d'accordo sull'impostazione massima della delibera e perciò ribadisco il voto di astensione. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti? Isabella, serve l'immediata esecutività, no? Perché a voi serve subito. Tredici voti favorevoli, due contrari, e cinque astenuti, e quindi la delibera è approvata. Ah, un'espressione, c'è scritto deliberazione per espressione di parere, proposta di deliberazione. Quindi l'espressione di parere favorevole. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta numero 9/2016, protocollo RC numero 31225/2016, modifica di integrazione al regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 6 febbraio 2006, per il decentramento delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione, concessione per l'esercizio dell'attività di vendita con posteggi nei mercati rionali su sede propria, plateatici e coperti. Decreto numero 5 del 21 ottobre 2016. Allora, relativamente a questa proposta è stato presentato un ordine del giorno che vedremo subito dopo la discussione generale. Dobbiamo fare, è possibile fare delle copie anche per distribuirlo? Grazie. Faremo delle copie che sì, che sarà possibile a breve prendere qui per chi volesse visionarlo. Iniziamo però con la discussione dell'atto. Intervento, consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Questo atto arriva in commissione per la discussione e espressione parere, mettendo in seria difficoltà la maggior parte dei commissari che si sono espressi astenendosi. In questa proposta si stigmatizza nell'articolo 7 la necessità di decentrare ai municipi le funzioni di rilascio di autorizzazioni e concessioni contestuali, ovvero a sede il posteggio stesso, quindi demandando ai municipi la concessione appunto il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Quello che però abbiamo subito notato è che mancava la destinazione all'ente delle risorse umane e le risorse economiche.
Questo è stato un argomento su cui la Commissione ci si è soffermata parecchio. Il decentramento tanto auspicato di fatto si concretizza, è vero, in questa delibera, ma manco di quegli elementi fondamentali che permettono ad un'amministrazione una efficace ed efficiente servizio. Non si può pensare di demandare tutte queste competenze agli enti locali e quindi municipi, senza poi pensare di incrementare l'organico del personale e soprattutto le risorse economiche, perché costituendo nuovi uffici è ovvio che dobbiamo poi pensare e programmare comunque delle installazioni, per esempio di PC. Quindi ci vogliono le risorse economiche per effettuare questo. E ovviamente questo potrebbe gravare la situazione attuale del personale, perché si troverebbe con ulteriori incombenze, con mezzi non a disposizione, e quindi questo potrebbe provocare, a nostro avviso, un vero e proprio caos. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? L'ordine del giorno, ve lo dico subito, verrà discusso alla fine della discussione generale. Ci siamo già consultati col direttore e con l'ufficio consiglio, quindi ci sarà prima la discussione generale, poi la discussione, il voto sull'ordine del giorno e poi il voto sull'espressione di parere. Certo, sì, certo, assolutamente. Se volete aspettiamo. Sì, stanno facendo le fotocopie, quindi un attimo di pazienza, se volete. Possiamo sospendere 5 minuti in attesa della segreteria, ci sgranchiamo le gambe. Benissimo, 5 minuti di sospensione in attesa delle fotocopie. Bene, riprendiamo la seduta. Credo che le copie siano qui per chi non l'avesse ancora prese. Sì, prendete pure la copia. E possiamo andare avanti poi con la discussione generale. E a fine discussione generale prenderemo in esame l'ordine del giorno che verrà votato e alla fine poi verrà votata anche l'espressione di parere. Lascio qualche minuto per leggere il documento. Allora, intanto voteremo sia l'uno che l'altro perché questo prevede il regolamento. Ma tenuto conto che è aperto, aperto. Giuliano non era attento. Allora,
Allora, vorrei proseguire, se possibile, con la discussione, sapere se ci sono altri interventi dopo l'intervento della consigliera Tripputi. Ci sono interventi? La discussione sulla delibera che avevamo iniziato. Non ci sono interventi. Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Sì, condivido alcune delle osservazioni che faceva prima la Presidente della Commissione Commercio, la consigliera Tripputi. Effettivamente questa proposta di delibera prevede appunto di trasmettere nuove competenze ai municipi, anche una questione che forse non abbiamo approfondito abbastanza relativamente ai mercati coperti, che quindi passano dal Dipartimento al Municipio, e questo, come dicevate prima, a fronte di una carenza di organico che ormai nei municipi di Roma è gravissima e che probabilmente renderà impossibile, non difficile, espletare le competenze che il Campidoglio in questo momento ci sta affidando. Oltretutto, secondo questa proposta, i municipi non avrebbero neanche, a quel punto ci vogliono dare le competenze, o ce le danno tutte e quindi appunto ci assegnano anche personale e risorse economiche, oppure sembra una proposta anche in qualche modo monca, perché i bandi resterebbero in capo al Dipartimento, e questo, diciamo, comporterebbe una situazione per cui i municipi saranno gravati di tutti gli oneri delle varie procedure, senza però poter effettivamente incidere sulla linea e sull'indirizzo e le caratteristiche dei bandi. E non è neanche prevista, come invece pensavamo e auspicavamo, la corresponsione dei canoni delle concessioni anche per quanto riguarda i mercati coperti ai municipi stessi. Quindi da questo punto di vista, secondo noi, manca di alcuni elementi fondamentali. Però volevo anche aggiungere alcune cose, perché questo è un tema che in questo Consiglio torna, e ne abbiamo già discusso mi pare già due volte, prima con un atto presentato dalla maggioranza, poi sulla base di un'interrogazione che ha fatto il Partito Democratico. E è chiaro che il tema del decentramento è un tema caro a tutti, su cui tutti noi abbiamo anche declinato le varie tematiche nelle nostre campagne elettorali, e sul quale più di ogni altra cosa ci trova d'accordo, ma non fatto in questo modo, non fatto semplicemente assegnando compitini senza dare ai municipi quello che deve essere il vero decentramento, ovvero la possibilità di decidere, di incidere veramente sul proprio territorio di competenza. Un'altra cosa che ci teniamo a sottolineare è che però proprio noi in questo Consiglio avevamo chiesto al gruppo del Campidoglio e alla sindaca Raggi di assegnare le competenze su queste tematiche ai municipi, e quindi avevamo creduto nel decentramento sui temi che riguardano il commercio, e in particolar modo il commercio su area pubblica, in un momento anche storico che è quello che ricordiamo, la Bolkestein, la scadenza delle concessioni, il tema del commercio ambulante nella nostra città. Ecco, su questo io intervengo perché vorrei capire di più, e quindi vorrei che dedicassimo un po' più di tempo a questa discussione, qual è il parere non solo rispetto a questa proposta, ma in generale su questo tema, della maggioranza che governa questo municipio, perché oltretutto questa proposta di modifica è presentata dal presidente della Commissione Commercio in Campidoglio, Andrea Coglia, che io non ricordo, non ho avuto la fortuna di incontrare, ma tanti in quest'aula hanno incontrato, perché era un consigliere di questo municipio, e quindi a maggior ragione io credo che forse c'è una discussione da fare
perché troppo spesso, non solo sui giornali, che diciamo possono trovare il tempo che trovano, ma anche adesso sugli atti e sulle proposte di modifiche che ci presenta il Comune di Roma, troppo spesso troviamo delle contraddizioni tra le opinioni dell'assessore Meloni, del presidente Coia, del gruppo in Campidoglio, dei gruppi municipali, del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. E quindi ecco, noi vorremmo capire non solo diciamo i nostri colleghi in quest'aula, ma in generale, dato che avete l'onore e l'onere di governare questa città, qual è il parere della maggioranza di questo municipio e di questa città, perché non sono cose a nostro parere slegate su questo tema. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Tripputi? Sì, volevo solo puntualizzare, questa proposta di delibera non è stata presentata da Andrea Coia, cioè solo per puntualizzare, diciamo che probabilmente era stata, non lo so, depositata da qualche parte e poi è stata passata in giunta e ci siamo resi conto dopo che è stata passata effettivamente non riscontrava comunque le linee che c'eravamo già prefissate noi come movimento, quindi per questo motivo poi abbiamo rilevato appunto queste incongruenze. Tutto qua. Altri interventi? No, non ci sono interventi, quindi la discussione generale. Ah, sì, consigliere Toti. Ma io sono fortemente perplesso rispetto a questa discussione, perché stiamo trattando del decentramento e iniziamo questo dibattito, questo che riguarda il problema dei mercati, comunque riguarda un tema a me caro, quello del decentramento, subito con il piede sbagliato. Io già nel passato, nel primo intervento che feci in Consiglio Municipale, quando la Presidente si espresse sulle linee programmatiche del Municipio, io la rimproverai sul fatto che non aveva detto una soltanto parola nelle sue linee programmatiche rispetto al decentramento. Al decentramento delle decentramento sul quale io penso molti consiglieri municipali negli anni hanno lottato e che purtroppo negli anni non ha avuto successo. Che poi questo discorso si riallaccia anche con quello che ha fatto il sindaco di Roma, la sindaca di Roma, quando rispetto al dibattito sul trasferimento delle competenze da Roma Capitale dalla regione a Roma Capitale ha detto rispetto ai temi urbanistici che la città non era pronta rispetto a un decentramento sui temi dell'urbanistica. E voglio dire, il fatto che poi rispetto a questo si dice oggi su un atto approvato in giunta che poi si sono scordati delle risorse umane e delle risorse economiche, e perciò oggi rispetto a questo votiamo, ci asteniamo, hanno cosiddetto il Movimento 5 Stelle. Mi sembra che, voglio dire, rispetto a questo tema non ci sia l'attenzione dovuta a livello capitolino. Perciò il rimprovero nostro rispetto a questo, noi assolutamente vogliamo il decentramento, vogliamo che arrivi subito questo tipo di decentramento e non soltanto questo, e arrivi insieme a questo, io lo davo per scontato, se una giunta parla di decentramento, un trasferimento al municipio di competenze, voglio dire,
È ovvio, io le ho detto anche in precedenza, che è chiaro che questo va insieme alle risorse umane e risorse economiche, perché sennò, voglio dire, stiamo su scherzi a parte. Che significa decentrare una competenza se poi non c'è anche il trasferimento di personale umano e economico? Anche se io capisco, nella difficoltà massima che vive il Campidoglio, sarà un trasferimento in termini di risorse e capitale umano magari molto inferiore a quelle che potrebbero essere le nostre richieste, però voglio dire, io lo do per scontato. Perciò, ecco, partiamo per me col piede sbagliato rispetto a questo tema. Comunque adesso ci riserviamo di intervenire anche sul dibattito sull'ordine del giorno, che comunque è rettificativo rispetto a questo, però comunque c'è uno sbaglio di massima fatto dalla Giunta, grave, fatto dalla Giunta Capitolina. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla... all'ordine del giorno. E quindi chi vuole intervenire per per la discussione? Va bene, consigliere Candigliota, breve. Grazie presidente, grazie consigliere. E no, volevo, allora, prima di tutto, come ricordava la consigliera, ribadire il fatto che Andrea Goia non c'entra niente su questa. E qualcuno c'entra, certo. Però quello che vi dicevo prima, quando parlavo proprio delle idee, e non siamo per partito preso su un obiettivo politico, ma di fatto siamo per le idee ben fatte. Noi abbiamo ritenuto che, benché l'input arrivasse comunque dalla nostra parte, diciamo, che non era idonea per l'obiettivo, come giustamente avete sottolineato anche voi. Certo è, e permettetemi se mi dilungo un pochettino e forse esco un pochino fuori tema, però per far capire la situazione, che fuori tema no, non si può uscire fuori tema. Volevo essere un po' più esplicativo, però va bene, non c'è problema, lo faremo capire in un altro modo, tanto voglio dire. Allora, volevo solo far presente che spesso e volentieri si fa diciamo cenno al fatto della Bolkestein, e spesso diciamo che si è detto, diciamo, tra i giornalai, che noi andiamo a favore, ovvero Andrea Goia andrebbe a favore dei tredicine e quant'altro, delle famiglie, insomma, comprese queste situazioni così losche. Beh, c'è da chiarire una cosa che forse non avete considerato, dal momento che comunque la linea di Zingaretti è stata sempre quella delle grosse multinazionali, e questo lo possiamo vedere in tante situazioni che ho affrontato anche in prima persona, scendendo in piazza. E questo è un altro motivo. La Bolkestein va a favore delle cooperative. Ora c'è il problema cooperative. Allora vi spiego una cosa. Qualora c'è la possibilità... Consigliere Candigliota, sì. Vorrei che rimanesse nel tema in discussione. Sto parlando, mi scusi, della 35 sto parlando, è inerente all'argomento, non okay. Sono andato... stavo dicendo, qualora abbiamo detto che di certo favorisce chi ha queste cooperative, perché di certo chi porta la pagnotta a casa non ha queste possibilità, mentre in quel caso, proprio se viene a Bolkestein, noi favoriamo tredicine, perché loro hanno la possibilità di fare le cooperative, anzi
li legittimiamo in quella situazione, mentre se noi di fatto andiamo contro la Bolkestein, diamo la possibilità a quelle persone di portare la pagnotta a casa. Poi, successivamente, una volta che abbiamo garantito la pagnotta a casa di quelle persone, poi possiamo andare a vedere chi c'è dietro quelle persone. Allora farei un discorso su questo tema, cioè andare a vedere chi c'è e magari metterli anche in condizioni di non essere succubi di quel sistema. Allora, quando Andrea Coglia sostiene determinate cose, e in questo caso si sta facendo la 35 proprio per questa motivazione, ovviamente non messa in questa maniera perché non ci piace, perché noi, come giustamente avete detto anche voi, e noi veniamo a vostro favore, perché siamo per le idee, non siamo per partito preso. Allora, quando noi decidiamo, e questo ve l'abbiamo detto l'altra volta, che abbiamo visto anche le vostre diciamo mozioni presentate, siamo andati a favore perché era giusto così, perché le idee sono importanti, non le linee. Con le linee non si va da nessuna parte, mentre se vogliamo fare qualcosa insieme, facciamolo. Sono contento di farlo, purché sia fatto sui temi, e questo noi lo stiamo dimostrando anche adesso, andando contro una nostra delibera. Grazie. Grazie consigliere Candigliota. Direi a questo punto di... c'è il consigliere Ciancio. Vabbè, solamente mi scuso presidente, mi scuso consigliere, un po' di perplessità. Io ho conosciuto il consigliere, occupava il posto d'angolo dell'ala sinistra sono rimasto molto perplesso rispetto a quello che ha raccontato e insieme voleva esprimere in quest'aula rispetto a quello che tutti i giorni abbiamo visto su via Tuscolana salire sulla destra. Abbiamo contato persino insieme a lui, perché qualche volta mi dava pure il passaggio, voglio dire, ci siamo... rispetto a posizioni chiare. Finalmente arriva una direttiva che vuole mettere ordine, è giusto che si mette ordine in questo settore, e io l'ho chiamato pure, l'ho incontrato al Campidoglio per dissentire rispetto a questa posizione che ha assunto con la mozione approvata, ma non vorrei uscire fuori tema, e quindi dico, oggi abbiamo due quasi delibere, due indirizzi diversi qua, una delibera che arriva dal Campidoglio fatta in un modo, un ordine del giorno che mi accingo a leggere, che come dicevano poi che mi ha preceduto, è discosta sostanzialmente, non di poco, quindi è questa, c'è qualcosa che non torna, per cui credo che anche voi ne dovete prendere atto e riflettere su questa delibera che arriva dal Campidoglio. Grazie. Ci sono interventi o passiamo all'ordine del giorno? Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Consigliera Triputi, solo come presentatrice alla fine della discussione, sì. Sì, volevo breve. Solo dire, noi come gruppo ci consideriamo delle persone abbastanza coerenti con le nostre idee, quindi quando abbiamo letto questa proposta di deliberazione, anche se ci è dispiaciuto perché ovviamente proveniva da un nostro gruppo, quindi abbiamo comunque, diciamo, ci ha messo un po' in difficoltà, però proprio perché abbiamo rispetto delle idee e le vogliamo portare avanti a tutti i costi, abbiamo preso appunto la decisione di astenerci e portare avanti comunque l'idea che abbiamo noi come gruppo del Movimento 5 Stelle. Quindi non vedo la perplessità, Ciancio. Possiamo anche dissentire qualche volta, no? È successo anche a voi nel passato di andare contro. Quindi siamo ancora in un paese libero dove ognuno può esprimere le proprie idee, il proprio pensiero, e noi abbiamo esercitato questo, tutto qua.
Passiamo quindi alla, finalmente all'ordine del giorno. Chi vuole fare l'intervento sul di descrizione dell'ordine del giorno? Ordine del giorno? Consigliera. Consigliera Tripputi, certo. Ero un attimo distratta, perdon. Allora, ok. Sempre riferendomi alla proposta di delibera 35, l'argomento di cui ho trattato poc'anzi, questo atto scaturisce da un'attenta valutazione sulla proposta di modifica e integrazione al regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione di giunta comunale numero 35 dell'8/2/2006 per il decentramento delle funzioni relative al rilancio dell'autorizzazione concessione per l'esercizio delle attività di vendita con posteggi nei mercati rionali su sede propria, plateatici e coperti. Preso atto che attualmente l'iter burocratico presenta una complessa articolazione organizzativa e funzionale prodotta da profondi mutamenti che allo stato attuale non ha generato risultati di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nulla da togliere alla delibera numero 35/2006 che nasce proprio per semplificare l'attività amministrativa per il perseguimento degli obiettivi sopracitati attraverso la deframmentazione, il coordinamento organizzativo e l'ottimizzazione delle funzioni istituzionali. La nuova organizzazione della macrostruttura capitolina è finalizzata anche al superamento di tale frammentazione delle aree funzionali di intervento mediante un modello organizzativo che garantisca integrazione e coordinamento volta al raggiungimento della funzionalità gestionale delle strutture. Modello organizzativo in linea con più recenti orientamenti nazionali ed europei tendenti al decentramento delle funzioni amministrative secondo il principio di prossimità e con i principi di semplificazione e di trasparenza, basato su un forte impulso dell'attuale livello di decentramento e autonomia municipale mediante il riassetto sia delle strutture centrali che territoriali e che in tale nuova ottica le strutture dipartimentali vengono collegate alle funzioni dell'ente sulla base della finalizzazione delle relative aree di risultato con attribuzioni di competenze in termini di programmazione e coordinamento. Questo in parte è già parzialmente attuato, come dal regolamento del decentramento amministrativo, il quale attribuisce al municipio la competenza al rilascio, diniego, revoca delle, questo è scritto paro paro, il quale attribuisce al municipio la competenza al rilascio, diniego, revoca delle autorizzazioni in materia di commercio anche su aree pubbliche, oltre ai procedimenti disciplinari nelle materie ad esso attribuite, lasciando agli uffici centrali le competenze relative alla programmazione. Delibera 35/2006 che attribuisce al municipio competente per territorio l'avvio del procedimento e la fase istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione. Da qui l'esigenza di adeguare le nuove normative all'attuale disciplina relativa al settore aree pubbliche in argomento, quindi semplificazione dell'attività amministrativa, unificare l'intero procedimento finalizzato al rilascio dell'apposita autorizzazione concessione per l'esercizio all'attività di vendita con posteggio nei mercati su sede propria, nonché i relativi procedimenti disciplinari al municipio competente per territorio. La proposta del decentramento delle funzioni amministrative, secondo il principio di prossimità, seppur condivisibile, presenta una lacuna riguardo all'impiego delle risorse umane e mezzi idonei per poter garantire il regolare espletamento dei servizi in essere e futuri. Quindi ribadisco quello che avevo già puntualizzato all'intervento precedente. A noi ci sembra importante stigmatizzare proprio questo concetto, cioè il decentramento si può perfezionare allorquando si destinano al municipio sia le risorse economiche che quelle umane. Grazie. Consigliere Giuliano, ho visto che si era prenotato per un intervento, sì. Grazie Presidente. Allora, l'intervento
come si dice, si merita un intervento questo ordine del giorno, ovviamente. Perché? Perché partiamo dalla difficoltà che si diceva prima dei commissari, no? Quando hanno letto questa delibera, quindi avendola argomentata emerge una sorta di paura giustificata. E quindi, come si dice il detto, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, come si dice, nel senso che, no, carta canta, tu mi dai il personale, soldi eccetera, io ti faccio tutto quello che tu mi chiedi o chi mi proponi. È normale che il rilascio delle autorizzazioni quindi passerebbero. Consigliere Giuliano, la posso interrompere un attimo? Certo. Solo per questioni di regolamento. Adesso stavo leggendo il regolamento e quindi breve consulto anche con loro. Per l'ordine del giorno c'è solamente spazio per una presentazione di 5 minuti da parte del relatore, poi le espressioni di voto, quindi 3 minuti. Se questo vale come espressione di voto, sono 3 minuti. Ce la fa? No, non ce la faccio, lo dico io, però... Però ci prova. Vabbè. Grazie. Allora vado più veloce. E allora, mancanza di fondi personale, atto di giudizio capitolina... Quando... No, non ce la farei comunque, provo. Allora, quindi mancanza di personale, rilascio delle autorizzazioni al municipio e confermo che si ragiona sulle idee, questo ci fa piacere a noi di Fratelli d'Italia, però lascio questo pensiero: le idee servono alle parole o le parole servono alle idee, poi ne parleremo al consiglio successivo. E proviene da un atto di giunta capitolina, quindi è vero che poi ci sono, no, impostazioni di questo tipo che vanno poi discusse, però noi siamo favorevoli ovviamente a questo decentramento, siamo favorevoli all'ordine del giorno, siamo favorevoli al decentramento, quindi alla proposta di delibera, perché non possiamo fare altrimenti. Abbiamo proposto come Fratelli d'Italia anche la realizzazione dell'ufficio municipale del patrimonio, quindi avere una sorta di decentramento locale che possa essere funzionale al territorio, e quindi parliamo di patrimonio. È normale che questo si deve portare dietro un'organizzazione delle energie, della struttura, eccetera, però non possiamo non considerare questa positività. È vero pure che leggevo all'articolo 3, quindi, della delibera, che le dotazioni rimangono al Dipartimento, cioè il posteggio fisso lo deve fare il municipio. E le rotazioni invece rimangono al Dipartimento, questa è un'anomalia, per cui immagino che ci possa essere anche lì una sorta di, ma oddio mio, dove andiamo, come ci dobbiamo comportare da questo punto di vista? Noi dobbiamo prendere tutto, cioè le aree mercatali, eccetera, quindi dobbiamo avere un pacchetto che comunque ci permetta di poter in modo razionale intervenire e anche programmare quello che possono essere degli interventi successivi o degli aggiustamenti, perché come si diceva anche negli altri consigli, non è che noi possiamo essere solo comparse, dobbiamo anche avere il coraggio di essere attori. Quindi giustamente io non sono abituato a vedere un'autocritica dall'altra parte di chi gestisce, perché in pochi anni che sto qui, diversi anni, non ho mai visto che chi governava prima avesse votato mai contro una delibera che veniva dal Campidoglio, ovviamente, no? C'era un meccanismo più lineare di compattezza, se vuote e basta. Percepisco invece da parte vostra una critica, questo ci fa piacere a noi Fratelli d'Italia, perché significa che si può ragionare, si può argomentare, e poi non è detto che troviamo sempre la stessa, diciamo, siamo d'accordo su quello che, su tutto. E quindi noi siamo favorevoli a questo ordine del giorno, per essere breve, grazie Presidente, mi ha ricordato, siamo favorevoli però anche alla delibera, perché per quanto ci riguarda è un problema che voi dovreste risolvere con questo ordine del giorno, però non possiamo essere contrari ad una volontà dove il municipio possa diventare in qualche caso, in qualche settore, come potrebbe essere il verde, ok, come potrebbe essere le manutenzioni, diciamo, di alcune situazioni locali, come possa essere appunto l'intervento, diciamo, del decoro, no? Della pulizia del territorio, avere un ruolo maggiore
e in questo caso anche sulla direzione del fatto di poter gestire, ok, e quindi a nostra immagine e somiglianza, non di quello che dice il dipartimento, perché il dipartimento guarda, fai fotografie e te lascia la licenza, poi dove vai, no, è un problema tuo. Invece noi dovremmo un po' organizzarci diversamente, ci vuole del tempo, ma bisogna approvare queste cose. Quindi in funzione dell'ordine del giorno siamo favorevoli, ma saremo favorevoli anche ovviamente alla delibera con l'ordine del giorno collegato. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Vi ricordo 3 minuti. Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, l'ordine del giorno serve per dare impulso per la parte capitolina affinché si diano maggiori, soprattutto risorse umane piuttosto che risorse economiche. Noi abbiamo bisogno di risorse umane perché con la delocalizzazione, anzi meglio col decentramento delle competenze, dobbiamo avere anche i mezzi per sostenere queste nuove funzioni. Per questo motivo l'ordine del giorno va in questo senso e chiaramente il gruppo 5 Stelle voterà a favore. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Consigliere Toti. Sì, il gruppo Roma Popolare chiaramente voterà a favore proprio per quello che ho detto in precedenza rispetto al tema centrale del decentramento, perciò penso che non ci siano dubbi rispetto al voto favorevole. Altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti. Sì, grazie Presidente. Per le perplessità che sono state espresse finora e diciamo anche confermate da questo ordine del giorno sicuramente migliorativo rispetto alla proposta di delibera che ci è pervenuta dal Campidoglio, nonostante diciamo alla stessa proposta di delibera ha in sé, purtroppo, lo dicevano prima gli altri colleghi, alcune lacune che non sono però solo relative ad una richiesta di risorse o personale. Ci sono forse, ma questo diciamo è legato al fatto che la delibera che si vuole ovviamente modificare era del 2006, quindi anche la formazione, la conformazione della nostra città è totalmente cambiata, quindi per andare a cambiare una delibera legata appunto a quel contesto storico serve veramente fare un cambiamento radicale. E noi ci avevamo anche provato nella scorsa consigliatura quando avevamo approvato e accolto con favore una proposta che c'era invece pervenuta dalla delibera dell'Assemblea Capitolina di allora. Però detto questo, al di là del fatto che possano pervenire o meno delle risorse e del personale, quantomeno ci sentiamo di dire che c'è un fatto positivo, c'è una coerenza in quest'ordine del giorno, perché quando l'ultima volta abbiamo chiesto con l'interrogazione se c'era la possibilità da parte degli enti locali, cioè dei municipi, di poter intervenire, l'assessore stesso al commercio ci ha detto in questo momento la città non è pronta, i municipi non sono pronti. Quindi diciamo, anche se appoggiamo questa volontà, non ci diciamo, sentiamo in questo momento di avere una chiarezza rispetto a quello che diceva prima la consigliera Biondo e quindi non abbiamo una certezza di dove stiamo andando, ricordando che il Partito Democratico aveva votato favorevolmente a quella risoluzione che chiedeva appunto dateci a noi in mano la situazione, perché chi meglio di chi ha contatto diretto con le realtà commerciali riesce oggi per esempio a trovare una localizzazione nuova. Detto questo però una delibera che diciamo va in un verso, un ordine del giorno che tenta di correggerla, diciamo non sono proprio una strada chiara, per quanto invece occorrerebbe, visto tutto quello che c'è intorno a questo argomento, quindi l'abusivismo diffuso, la necessità di sanzionarlo, come intervenire su questo per regolamentare questo comparto, purtroppo ci troviamo in una situazione alquanto confusa. Per questo il gruppo del Partito Democratico su questo ordine del giorno si asterrà. Bene, sono state fatte tutte le dichiarazioni di voto, quindi possiamo procedere alla votazione dell'ordine del giorno. Favorevoli? Ordine del giorno?
Contrari? Astenuti? Diciassette voti favorevoli e 5, 1, 2, 3, 4 astenuti. Bene, quindi l'ordine del giorno è stato approvato. E, dichiarazioni di voto ora sull'espressione di parere, sulla delibera per espressione di parere. Dichiarazione di voto della delibera. Consigliere Giuliano. Così me levo subito il dente, ho sempre i famosi 3 minuti e posso dire l'altro pezzo. Allora, innanzitutto non so se è un errore scritto circoscrizioni, ma mi sembra appunto... C'è scritto circoscrizioni? C'è scritto circoscrizioni. Anche consiglio circoscrizionale. O è stato fatto apposta perché torniamo indietro di tanti anni e azzeriamo tutto, oppure potrebbe essere un refuso, una cosa. Viene dal decentramento anche questo. Allora... Noi ovviamente adesso però puntualizziamo ancora meglio il fatto che noi su questa delibera non possiamo esimerci dall'andare in una direzione. Quindi abbiamo compreso e capito il vostro punto di vista, abbiamo votato l'ordine del giorno che era un'altra delibera, insomma fatto completamente, insomma, quindi molto corposo, però non possiamo poi fare un passo indietro e dire no, allora... La delibera diciamo completa non si vota, per noi si deve votare, è ovvio che è un problema che ci avete voi che dovreste risolvere in funzione di questo ordine del giorno che sarà un elemento importante da portare in Consiglio Capitolino, però noi continuiamo ad andare avanti, l'ho detto prima, anche nella mozione patrimonio che Fratelli d'Italia ha portato è coerente in questo, lo saremo per tutto quello che sarà riferito al decentramento. Per noi era scontato, per voi invece avete fatto bene a puntualizzarlo, che ci sia personale, soldi quello, e organizzazione, va bene, quindi è un problema, però noi rimaniamo sulla linea quindi di una univocità di pensiero e questo municipio deve cominciare a diventare attore principale delle proprie azioni. Perché solo così possiamo dire se facciamo bene quello che facciamo e dobbiamo andare a chiedere poi il consenso fuori, oppure no, perché se dimandiamo sempre a terzi quello che serve fare, poi dopo subiamo anche le decisioni, i comportamenti di sopra, che non sono forse i nostri, no? Che non sono forse idonei al territorio, quindi quanto è più distante la decisione dal territorio per noi è un problema. Paghiamo continuamente lo scotto della politica, no? E la vostra diciamo la vostra realtà ne è un elemento, perché comunque sia la gente poi si disinnamora di questo, perché non c'è, no? Collegamento fra quello che decidi e quello che fai per quanto ci riguarda, per cui cominciamo ad essere un pochino più attivi, non ci facciamo governare, governiamo dove è possibile e in questo senso un pochino anche più di slancio. Sono convinto che questo era uno strumento, l'ho capito qui in aula, che era uno strumento che serve a voi ovviamente per risolvere la situazione in assemblea capitolina e per avere maggiore forza di quello che poi servirebbe come decentramento. Quindi Fratelli d'Italia ovviamente è favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? No? Allora passiamo a consigliere Toti. Sì, la dichiarazione di voto dei popolari dell'Appio Tuscolano è senz'altro positiva, l'abbiamo detto in precedenza, noi cogliamo lo spirito della delibera comunale che va verso il decentramento, anche se la delibera giunta, scusate, anche se la delibera giunta ha peccato fortemente, perché rispetto al discorso del decentramento anche del personale, voglio dire, non si può scordare di un elemento così importante su un tema notevole come quello
del decentramento. Perciò l'ordine del giorno ha corretto, io per questo ho votato favorevolmente e voglio dire con l'ordine del giorno che accompagna dalle libere, io penso che tutti quanti possiamo esprimerci favorevolmente rispetto a questo. Altre dichiarazioni di voto? No? Ah, consigliera Pitrotti. Grazie Presidente. Allora, qui però non stiamo esprimendo un parere su quell'ordine del giorno, ma ci dobbiamo esprimere sulla proposta di delibera, quindi per quanto i correttivi vanno bene, però siamo chiamati a fare invece ad esprimere un parere su quello che ci è pervenuto. E lo accennavo prima, i pochi punti in realtà trattati in quella proposta e anche i pochi contenuti che in realtà hanno portato purtroppo pochi cambiamenti alla realtà esistente, diciamo, non ci permettono di avere una visione coraggiosa e radicale rispetto ai cambiamenti che dovrebbero essere portati in atto, perché anche rispetto alla richiesta di fare e di chiedere maggiore personale non ci dobbiamo mai scordare che è necessario rivedere la macchina amministrativa per poter dire chiediamo ulteriori risorse umane, e questo, diciamo, l'abbiamo provato a fare anche nell'ufficio commercio del nostro municipio per tanti anni, è stato, vi assicuro, molto complicato. Inoltre ci sono delle incongruenze importanti, cioè sarebbe stato per esempio opportuno trasferire al municipio, su cui ovviamente graverà la rotazione, almeno la scelta dell'area da dare in concessione, ed inoltre si poteva per esempio prevedere, come dicevo prima, che almeno i municipi avessero la possibilità di deliberare l'attribuzione dei luoghi su cui concedere l'occupazione per le rotazioni. Tutto questo purtroppo manca, e quindi un comparto che già negli anni si è gravemente annacquato rischia di essere ulteriormente ingarbugliato invece che semplificato. È per questa ragione che seppure abbiamo apprezzato, diciamo, la miglioria apportata da questo Consiglio e dalla maggioranza dei 5 Stelle del Municipio, in realtà il parere sulla delibera che ci è arrivata dal Consiglio, dall'Assemblea Capitolina, dalla Giunta Comunale, non può che vederci contrari. Consigliere Guido. Grazie Presidente, siamo all'espressione di parere sulla delibera generale, sull'ordine del giorno ci siamo espressi già in precedenza. Noi come gruppo 5 Stelle Municipale vogliamo dare un fortissimo impulso alla parte comunale per dire che siamo d'accordo col decentramento delle funzioni e delle competenze, magari a tappe, perché decentrare tutto insieme sarebbe un po' complicato perché i municipi non sono attualmente in grado di sostenere questa ipotetica situazione, però a tappe certamente sì. Questa delibera generale va in questo senso, però ci mette in difficoltà come municipio, ma proprio come uffici, non tanto come parte politica, nel senso che se non c'è personale che poi gestisce tutta questa roba qui è molto complicato. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle con forza esprime parere contrario alla delibera. Grazie. Ah, vedo che c'è una certa trasversalità oggi. Sui temi ci troviamo d'accordo. Non ha detto decentramento. Vabbè. Ok. Bene. Passiamo al voto. Favorevoli? Sì, la delibera. Trasversalità. Contrari? Bene, questa trasversalità. Però intanto oggi siete trasversali, eh? Eh sì.
Favorevoli l'abbiamo votati all'inizio? Erano quattro. Sono quattro. Quanti sono i contrari? Sì. 17 i voti contrari, 4 favorevoli, nessuno astenuto, e quindi la delibera viene esprime parere contrario. Posso, Presidente? Domanda? Sì. L'ordine del giorno collegato alla nostra delibera che abbiamo votato decade insieme alla delibera o viaggia da solo? Viaggia. Grazie.